Ciao a tutti, sono un sociologo che si occupa dal 2014 di web marketing. La mia formazione è sociologica, quindi ho studiato un po' sviluppo locale, ho fatto un master anche in analisi delle politiche pubbliche e dal 2014 seguo aziende nei processi di digitalizzazione. Ho lavorato per un paio di web agency, quindi lì ho avuto a che fare con aziende di varie dimensioni, micro, piccole e un po' più grandi anche, non aziende di medie dimensioni. Attualmente sono un freelance e mi occupo di micro aziende, quindi negozi, liberi professionisti, studi professionali. Il mio marketing è sostenibile nel senso che credo che il web marketing vada fatto usando molta trasparenza nel raccontare la propria azienda e spiegando ai clienti, quindi potenziali e acquisiti, qual è il proprio lavoro con chiarezza. Questo è indispensabile sul web perché la distanza rende necessario capire, acquistare online o conoscersi online richiede molta chiarezza affinché nasca una relazione di fiducia tra un potenziale nuovo cliente e la tua azienda. In questo caso però, in questo breve video, voglio parlare dell'acquisizione di competenze digitali. Guardando a quello che c'è online in termini di richieste di personale che sa fare cose in chiave digitale, social media manager, SEO, specialist, copywriter, eccetera, si vede che le aziende sono molto orientate ad acquisire questo tipo di competenze nella propria azienda. Osservando Facebook si vedono tanti tentativi di micro aziende e piccole aziende di lavorare sui social, tante aziende hanno aperto degli e-commerce facendo esperienza sull'e-commerce, sulla possibilità di vendere a distanza. Probabilmente adesso siamo in una fase in cui c'è più maturità, si è capito che il web non può risolvere tutto, ma è necessario orientarsi al web. Per questo motivo, più che digitalizzazione delle aziende, preferisco parlare di orientamento al web delle aziende. Non tutto avviene, sulla strada del digitale del web, ma è necessario orientarsi al web, almeno per quattro motivi. Uno, per studiare il mercato, l'evoluzione del mercato. Si può capire questo osservando le pagine social delle aziende, vedendo le caratteristiche dei prodotti messi in vendita sugli e-commerce. Il web inoltre serve ad acquisire nuovi clienti, a farsi conoscere, a uscire dal raggio locale. Quindi avere una pagina social, avere una presenza web, avere un e-commerce serve a far conoscere i propri prodotti con molta chiarezza, specificando le caratteristiche appunto dei vari servizi. Serve anche a fare customer care, cioè serve a distanza, una volta che un cliente ha acquistato qualcosa, serve a curare la relazione post vendita e fornire assistenza. E poi serve a capire gli orientamenti del mercato, insomma. Per questo motivo penso che le aziende, più che acquisire un social media manager, più che acquisire un copywriter, uno specialista SEO, uno che costruisce siti, debba in qualche modo acquisire qualcuno che abbia il tempo per osservare il web, per costruire nuove relazioni, con fornitori, per esempio, una cosa fondamentale. Le aziende vivono di relazioni non solo con nuovi potenziali clienti, ma anche con nuovi potenziali partner. Nessuno ha tempo, tutti sono, impegnati nel funzionamento quotidiano dell'azienda e spesso c'è poca attività di ricerca. La ricerca non è una cosa che fanno solo le grandi aziende, è una cosa necessaria anche nelle piccole aziende, perché questo però non viene fatto mai. E allora, se c'è bisogno di acquisire nuove persone, nuovo personale, nuove competenze, non è la soluzione migliore probabilmente acquisire un social media manager, ma bisognerebbe probabilmente collaborare con un giovane
ingegnere gestionale, con un giovane economista orientato al web. Questo permetterebbe di aprire una porta verso un'attività di ricerca continua nella propria piccola azienda, assicurandosi poi, una volta studiato il mercato, una volta capite le possibilità di ampliamento verso nuovi fornitori, verso partner, verso piccoli distributori, appunto, poi a quel punto si può capire cosa serve, se serve un e-commerce, se serve una presenza social robusta, e questo ormai sono competenze molto diffuse, non solo nelle agenzie di comunicazione, ma anche in tanti freelance che possono aiutarti a fare un sito, a gestire una pagina social, a fare video, a fare attività di scrittura post efficaci per la tua azienda. Quindi, secondo me, in sintesi, non si tratta di digitalizzare la propria impresa, ma orientarsi al web. E questo però non richiede solo competenze web, ma richiede competenze di gestione aziendale orientate al web. Il web permette una grande esplorazione di nuove possibilità. È necessario contattare nuovi fornitori. Per esempio, se è un e-commerce, puoi, invece che allargare di tanto di provare ad allargare la platea di acquirenti, per esempio può essere più strategico trovare pochi distributori che magari sono offline e che invece a cui tu puoi fornire attraverso un e-commerce una conoscenza precisa dei tuoi prodotti e fornire a lui, magari anche in un altro paese, in un'altra regione d'Italia, fornire a lui, diciamo, i tuoi prodotti che lui poi venderà una volta che tu gli hai consegnati materialmente. Quindi, diciamo, sono tante le cose che si possono fare per investire sul web, però probabilmente attualmente siamo in una fase in cui le aziende sono ancora molto orientate all'acquisizione di competenze specifiche per il web, mentre sarebbe importante avere un giovane economista, un giovane manager a cui far conoscere il funzionamento dell'impresa, fornitori, vendite, clienti, e cercare insieme a lui di fare una piccola attività di ricerca e di esplorazione di nuovi mercati, e poi acquisire quello che serve, una gestione dei social, perché una gestione dei social, un e-commerce, un sito, perché le agenzie di comunicazione spesso non sono molto orientate a questa visione strategica, ma forniscono prodotti per il web, mentre è necessario acquisire attività strategiche di esplorazione del mercato e di costruzione di nuove relazioni, sia con fornitori, sia con nuovi potenziali clienti. Detto questo, ti invito a visitare il mio sito online dedicato al mio lavoro di web specialist, che si chiama Ripensa il tuo lavoro, e quindi puoi cercarlo mettendo su Google Ripensa il tuo lavoro e il mio nome, che è Massimo Pizzo. Ciao, ti saluto.